Perché questo? Perché adesso vedrete, utilizzerò un esempio concreto per rendere più chiare le cose, spero di rendere più chiare le cose che dico, e ho preso questo bando, che in realtà è un bando un po' anomalo, però è un bando strano, particolare, anche per alcuni aspetti, ovviamente, alla portata delle piccole organizzazioni per piccoli importi, quindi potrebbe essere anche interessante per molti, molti di voi. Allora, qual è il nostro ragionamento di oggi? È quello di provare a capire come fare a leggere un po' tra le righe. La scelta del bando della Banca d'Italia è anche per quello, perché è un esempio tipico di come tutta una serie di cose non sono dette in modo chiaro ed esplicito, ma leggendo tra le righe le possiamo dedurre. Quindi è un ottimo esempio del ragionamento di oggi. Quindi imparare a leggere tra le righe, sia nei bandi che nei formulari, ricordandovi questi elementi. Non esiste un format unico, cioè sostanzialmente non c'è una modalità unica di costruire, di scrivere un bando, e questo ovviamente rende il tutto un po' più complicato, perché ogni volta dobbiamo capire com'è strutturato un bando. Secondo elemento, non esiste una terminologia unica e condivisa, non esiste un vocabolario della progettazione, non esiste un vocabolario della costruzione dei bandi, e quindi spesso dobbiamo leggere anche qui tra le righe e capire cosa ci stanno chiedendo. Molto spesso, anche se questa roba un po' sta cambiando nel tempo in questi ultimi anni, i bandi non seguono una logica progettuale. Anche proprio come sono strutturati nella sequenza dei capitoli e della descrizione, in realtà potrebbero saltare un po' da una parte all'altra rispetto alla logica progettuale, che è da dove partiamo, diciamo, l'analisi del problema che vogliamo affrontare, la definizione dell'obiettivo, la programmazione, il budget, la valutazione, insomma, tutti gli aspetti che sappiamo di un processo progettuale. Spesso purtroppo sono anche lunghi e ridondanti. Uno dei lavori più complessi, io in questi ultimi anni mi sto interfacciando, sto lavorando con diversi soggetti erogatori proprio per aiutarli a costruire dei bandi, dei formulari che siano coerenti anche con tutto il discorso progettuale. Uno degli ostacoli più grossi è che spesso chi scrive sino ad oggi i bandi li scrive più con una logica burocratica, un po' appunto ampollosa in alcune parti. Quindi spesso ci troviamo ad avere un bando di 30 pagine, nella buona sostanza in 3 pagine avrebbero potuto dire esattamente le cose essenziali senza far perdere tempo né loro a scriverlo né voi a leggerlo. Però comunque ve li trovate. Come vi dicevo, oggi proveremo come esempio il bando per i contributi alla Banca d'Italia. Ecco, vedete anche la parola contributi è importante perché poi su questo ci ritorniamo. Una brevissima leggenda, noi avremo nelle nostre slide. Cambiano le iconcine quando troverete su in alto a destra quest'icona, vuol dire che è una slide che parla appunto di strumenti, dei contenuti, dei concetti di cui stiamo parlando, mentre quando farò delle slide esemplificative sulla Banca d'Italia vedrete questa iconcina e il titolo delle slide in arancione. Questo anche per aiutare voi a capire se appunto sto facendo un esempio o sto dando degli elementi di contenuto validi a prescindere da. Quindi partiamo subito e partiamo con un'attenzione generale del bando della Banca d'Italia. Vedete su in alto, vedete l'iconcina, quindi stiamo parlando della Banca d'Italia. Il doveroso anche per il momento che stiamo attraversando, qui si dice che il Consiglio Superiore, in presenza di circostanze di carattere eccezionale, può anche decidere erogazioni in deroga ai criteri generali indicati nel bando. Questo perché ve lo cito? Primo, perché ovviamente lo controllo regolarmente sul sito della Banca d'Italia, in realtà non c'è scritto niente. Questo è un principio generale, l'incipit di questo bando, quindi è un'attenzione
una cosa che è a prescindere dalla situazione attuale, non ci sono altre comunicazioni, quindi, come dire, diamo per buono che in realtà è possibile presentare come sempre i progetti. Questo lo dico anche come esempio del fatto che in molti bandi potreste trovare delle, appunto, attenzioni generali, degli alert, degli avvisi, che in qualche modo è importante, molto importante leggere per capire eventualmente possibili interpretazioni rispetto al bando stesso. Allora, veniamo ai nostri elementi di contenuto. Allora, come non perdere tempo, perché abbiamo detto che i bandi potrebbero essere lunghi, ampollosi, complicati, senza titoli, scritti in modo disordinato. Ci sono alcuni bandi, non so se qualcuno ha mai visto i bandi del FAMI, del Ministero, che sono i bandi per il Fondo sulle Migrazioni, cioè sono veramente difficilmente leggibili per come sono scritti, per come sono strutturati. Quindi proviamo a vedere. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a vedere è la scadenza. Diciamo che poi vedremo, alla fine vi darò anche alcune indicazioni dove è possibile trovare i bandi. In realtà, se vi capita di sotto mano un bando, magari sfogliando le pagine di internet, la prima cosa che dovete fare è vedere quando scade il bando, perché magari su internet potreste trovare tranquillamente un bando scaduto 2 anni fa, 3 anni fa, quindi è inutile che perdiate tempo ad andare avanti. In realtà potrebbe esserci un altro aspetto interessante, e lo vedremo poi nell'esempio della Banca d'Italia, perché esistono dei bandi che hanno scadenze ripetitive nel tempo. Quello della Banca d'Italia ne è una. Se qualcuno di voi ha visto i bandi europei nei vari settennati, che sapete che adesso sta chiudendo il settennato in corso dei progetti europei, ci sono dei bandi che per tutti i 7 anni sono usciti con una scadenza semestrale, con piccole modifiche, ma sostanzialmente con un impianto abbastanza omogeneo. Questo è interessante perché se vediamo anche un bando che risulta essere scaduto, però se sappiamo che è un bando che si ripete, possiamo tenerne conto. L'altro elemento che dobbiamo andare immediatamente e velocemente a capire, proprio per non perdere tempo, è quali sono i soggetti ammissibili. Allora, guardate, non è un vincolo assoluto, però nel 99% dei casi il bando definisce chi è il beneficiario normalmente. Diciamo, non tutti usano questo termine in questo modo, ma tendenzialmente diciamo che in un bando il beneficiario è colui che beneficia del bando, quindi chi può presentarlo. Cosa diversa sono i destinatari, che sono invece i beneficiari del vostro progetto, quindi non del bando, ma del vostro progetto. I beneficiari devono appartenere a delle categorie. Poi lo vedremo chiaramente nel bando della Banca d'Italia, però questo è importante da capire perché se il bando è rivolto alle associazioni che hanno già i requisiti, pur non essendo ancora attivo il registro del terzo settore, ma hanno già i requisiti del terzo settore, se non abbiamo aggiornato lo statuto, non abbiamo fatto le modifiche statutarie, non abbiamo fatto quanto serve, probabilmente è inutile che perdiamo tempo perché non possiamo partecipare a quel bando. E poi esistono dei vincoli di contenuto fondamentali da cogliere subito. Queste sono le prime cose che dobbiamo leggere. Perché? Perché potremmo avere dei vincoli sui destinatari del progetto. Lo vedremo come esempio la Banca d'Italia, un esempio tipico è il bando dell'impresa sociale con i bambini, i bandi, diciamo, quelli sulla povertà educativa, i bandi dell'impresa sociale con i bambini ha dei destinatari molto definiti. Ad esempio, nell'ultimo bando era per i bambini orfani di, appunto, un genitore che ha ucciso per violenze di genere. Quindi è ovvio un target molto specifico, molto preciso. Magari leggete e vedete un bando con un titolo interessante, incominciate a sfogliarlo, andate a vedere se ci sono dei vincoli particolari. In altri casi, o in combinato alle vincoli sui destinatari, potreste trovare un vincolo sugli ambiti di intervento, la metodologia di intervento. Sempre per riprendere, poi lo vediamo sul bando Banca d'Italia, ma sempre per riprendere un altro esempio, sempre con i bambini, in realtà c'era un bando in cui diceva progetti rivolti ai bambini come destinatari da
0 a 11 anni, però con esclusivamente per attività legate alla dispersione scolastica, ai problemi di apprendimento, eccetera, eccetera. Quindi non solo un vincolo sul destinatario, tutti i bambini da 0 a 11 anni, ma i destinatari più una specifica sull'ambito di intervento, la metodologia. E poi ci possono essere eventuali aspetti prioritari, specifici su un po' sui contenuti, sulle modalità, eccetera. Quindi questi tre elementi sono i primi elementi da leggere, da guardare per capire se il bando ci riguarda. Proviamo a vedere l'esempio con la Banca d'Italia. Allora, questo bando ci dice che le domande possono essere presentate dal 1 di luglio al 31 di agosto. Una cosa abbastanza particolare, da una finestra entro cui possono arrivare le domande. Ovviamente ve le potete preparare prima, anzi, è importante prepararle prima. Beh, oggi siamo già verso fine di giugno, siamo già a luglio, però questo bando è interessante perché esce ogni inizio dell'anno e quindi in realtà voi potreste incontrare il bando a gennaio, fine di gennaio, e dire: ah, ok, mi preparo perché il 1 di luglio presenterò la domanda. Quindi ci dà anche effettivamente un buon tempo e ci sono già tutti i materiali, quindi teoricamente a gennaio potreste scrivere il lavoro da presentare a luglio, ovviamente con alcune adesso limitazioni che vedremo. Il bando ci dice che verranno istruite e decise entro il mese di dicembre. Guardate, questo è molto importante, che in un bando venga detto: non tutti lo fanno. Questo, devo dire, è una cosa interessante di questo, è anche molto utile. Vi dice: guardate, voi presentate, noi entro dicembre vediamo, cioè li valutiamo e diamo la vostra, diamo la risposta, e vi diciamo anche che l'erogazione è nel mese di gennaio. Questo è un aspetto molto importante, non sempre viene esplicitato nei bandi, però se è esplicitato è anche un buon segnale di trasparenza da parte dell'interrogatore e anche per voi per capire i soldi a gennaio o li avrete o non li avrete, quindi avete anche un tempo chiaro e certo, banalmente per l'esposizione finanziaria, perché magari ovviamente avete già speso i soldi e quindi dovete reintegrare in tutto o in parte, poi vedremo i vostri soldi. Ma un'altra cosa molto interessante di questo bando è che il bando ha due scadenze annuali, tutti gli anni. In realtà è un bando che si ripete da diversi anni. Il bando ha una scadenza tra gennaio e febbraio, più o meno, e una 1 luglio, 31 di agosto. Quindi voi potreste incontrare a marzo, trovare questo bando, venirne a conoscenza: ah, ok, quella di gennaio è scaduta, ma possiamo presentare quella prima di luglio. O adesso vi dite: no, adesso non ho tempo, non abbiamo, eccetera. Potete già prevedere abbastanza. Ovviamente la certezza non c'è, non c'è scritto da nessuna parte che uscirà tutti gli anni, però se voi guardate il passato, vedete che da diversi anni esce, potreste dire: ok, mi preparo, cerco di organizzarmi e prepararmi, lo presenterò nel gennaio 2021. Per quanto riguarda i soggetti ammissibili, è interessante questo bando perché ci dice che possono richiedere contributi regolari esclusivamente gli enti che non perseguono fini di lucro. In realtà questa dicitura è amplissima, perché in realtà gli enti che non perseguono fini di lucro sono infiniti, però ci dice eccetto, quindi dice chi, fatto salvo, ovviamente le persone fisiche, ma è quasi ridondante perché ovviamente non è un ente, è una persona fisica, le formazioni politiche e sindacali, organizzazioni sempre che fanno propaganda politica, quindi vedete chiaramente esplicitato questo discorso dell'ambito politico, cosa peraltro prevista poi dalla riforma del terzo settore. Gli enti territoriali, quindi i comuni, pur essendo enti che non perseguono fini di lucro, in realtà non possono partecipare, vabbè, soggetti che mirano a limitare libertà e dignità, e attenzione, soggetti che abbiano in qualche modo un riferimento con questi due aspetti, quindi in modo anche indiretto. Quindi vedete qua ci dice sostanzialmente che
siete una cooperativa, siete un'associazione, una cooperativa sociale, scusate, siete una cooperativa sociale, siete un'associazione, siete un'associazione di volontariato, una PS, eccetera, 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 potete ovviamente partecipare a questo bando. Scusate, mi dimentico sempre che in questo programma bisogna cancellare gli ambiti, come vediamo prima. In realtà questo bando ha ambiti, ha tre ambiti: ricerca, cultura, educazione, ricerca scientifica, promozione culturale, formazione giovanile e scolastica, beneficenza, solidarietà e pubblico interesse. In realtà vedrete, io poi non mi dilungo tanto in questi perché vedrete. Sono soprattutto per gli enti a livello nazionale, per progetti molto molto corposi, quindi credo tendenzialmente non alla portata di un'organizzazione media, ecco. Anzi, in alcuni casi è proprio rivolto alle università, agli istituti di ricerca, alle fondazioni culturali di livello nazionale, insomma, quindi. Mentre in realtà a noi interessa di più sicuramente beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, perché poi vedrete anche per come è strutturato, anche per i progetti più piccoli, più mirati. Ma la cosa interessante è che qui, questo è il contenuto, vedete, quindi è l'ambito di intervento, ma per l'ambito C, che è appunto quello che ci interessa, ci dice che per quanto riguarda questo settore, possono partecipare, quindi vedete, vi dà un'altra limite rispetto ai soggetti, quindi progetti di primaria associazioni, enti e istituzioni finalizzati all'assistenza e sostegno di minori anziani, malati e disabili, persone colpite da forma. Però attenzione, con particolare riguardo. Allora, scusate, cancello tutto perché non è facilissimo fare questa cosa, però mi fermo su questa affermazione con particolare riguardo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà non è esclusivo, quindi voi potreste avere attività di beneficenza, solidarietà e pubblico interesse. In realtà pubblico interesse è veramente una definizione assolutamente molto molto ampia. Però dice, nel caso che arrivino tante domande, che si debba scegliere a chi erogare dei soldi, queste situazioni, minori anziani, malati e disabili, persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale, anche qua vedete assolutamente amplissima, però avranno un particolare. Quindi vedete come dobbiamo un po' interpretare quello che troviamo scritto. In realtà dice alcune cose, non ne dice altre, ci lascia il dubbio qualcuno anche negli altri webinar che abbiamo fatto su questo bando, dice, ma io ho questo, ok, provate, non è detto. È ovvio che se avete un progetto rivolto a minori anziani in stato di bisogno, probabilmente avrete più probabilità di essere finanziati. Ma torniamo alla nostra riflessione più generale. Quindi, dopo aver visto quegli elementi di prima, dobbiamo andare a vedere i vincoli economici. Costo o erogato massimo? Costo erogato vuol dire o il costo totale di progetto, se viene chiesto il costo di progetto, o quanto potete chiedere, quanto vi verrà erogato. Allora, questo aspetto non tutti i bandi lo riportano. Nel bando Banca d'Italia vedrete che in realtà non è riportato, però tra le righe possiamo definire una serie di cose. Attenzione a questo aspetto. Ci sono ancora, purtroppo, ancora diversi bandi che non riportano un vincolo di questo tipo. E secondo me sono bandi abbastanza pericolosi e in qualche modo difficili anche da. Come dire, da dare noi un'ipotesi progettuale, perché se non mi viene messo un limite massimo, sto parlando di un progetto da 1.000 euro, da 10.000, da 100.000, da 1 milione, ci sono anche progetti da 700.000, 1 milione di euro, penso a bandi appunto con i bambini, che progetti che vanno fino al 1 milione di euro, è ovvio che questa cosa ci mette un po' in difficoltà. La cosa molto probabile, guardate, non è certa, ma la cosa molto probabile è che se l'interrogatore non vi mette il costo o
l'erogato massimo, quindi o quanto costa o quanto chiedete, in realtà è perché c'è una idea un po' strana dentro la testa dell'interrogatore che è, vabbè, tu chiedimi i soldi, poi io decido cosa darti. È ovvio che in questo caso è ancora più problematico. Io ricevo, io presento un progetto da 100.000 euro, in realtà tu me ne dai 10.000 e vabbè, che devo fare? Cioè, come faccio a fare quella roba? Ovviamente diventa poi ingestibile o vuol dire non poterlo fare correttamente o dover fare escamotage per far quadrare i conti. In alcuni casi, e devo dire che i bandi fatti bene, spesso oltre a un costo, scusate, c'è un errore di battitura, un costo un erogato massimo, c'è anche un costo un erogato minimo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io ti dico non mi chiedere meno di. Questo viene fatto sui bandi grossi, i bandi con i bambini dicono progetti da, mi sembra, 300.000 fino a 1.000.000. Vuol dire non mi presentare il progettino piccolo, non stare a perdere tempo, non te lo guardo neanche. Quindi questo aiuta anche noi a tarare quanto quel bando è coerente con la nostra idea progettuale che abbiamo in mente. Altro aspetto che dobbiamo un po' osservare, leggere tra le righe, quali sono i costi non sostenibili. Diversi bandi li evidenziano, anzi è buon segno che li evidenziano perché vuol dire che il bando è fatto abbastanza bene e comunque per voi è anche più chiaro, perché se non è possibile fare spese di ristrutturazione e la vostra idea progettuale ha in sé comunque un lavoro di ristrutturazione di un bene immobile, quel bando non fa per voi, è chiaro che quel bando non fa per voi. Quindi attenzione a vedere quest'altro elemento. Ulteriore elemento vincolo che dovreste andare a così analizzare è eventuali vincoli percentuali sulle singole voci di costo. In alcuni casi non viene detto non è possibile sostenere ad esempio la ristrutturazione, però per le ristrutturazioni non può essere speso più del 30% di, per le spese del personale non più del eccetera. Quindi anche questo è un elemento importante perché potrebbe farvi dire questo bando non fa per me, pone dei vincoli percentuali che sono troppo limitativi rispetto alla mia identità, la mia idea progettuale. Mentre ultimo elemento rispetto ai vincoli economici è l'entità e la natura del cofinanziamento. Non mi dilungo ovviamente su questo tema del cofinanziamento perché è assolutamente lungo da trattare, è quasi una lezione all'interno del corso della progettazione, però diciamo che è un aspetto importante che va ricordato, perché se un bando prevede, e quasi tutti lo prevedono, cofinanziamento, e questo cofinanziamento è cash, cioè sono soldi che voi dovete tirare fuori, o voi o i partner o altri sponsor, eccetera, è ovvio che dovete tenerne conto, perché vuol dire che se il vostro progetto costa 100 e avete 20% di cofinanziamento obbligatorio, 20.000 euro dovete tirarli fuori voi, quindi dovete essere certi di averli a disposizione o voi o i partner o altri soggetti che vi supportino. Proviamo a vedere gli aspetti economici nel bando. Allora, c'è questo primo interessante aspetto del cofinanziamento, ovvero vi dice che per partecipare a questo bando, eccetto che per i settori A e B, quindi per il C, che credo quello che riguarda la maggior parte di voi, A e B1, non tutti B, quindi B1 in realtà è la ricerca scientifica ad alti livelli, quindi non vi riguarda sicuramente. Cosa vuol dire? Qui ci dice avere un ulteriore contributo liberale, attenzione a leggere questa cosa, di importo non irrilevante, per fortuna che poco più là dice cosa vuol dire irrilevante, anche qua cosa vuol dire scrivere di importo non irrilevante, non vuol dire nulla, per fortuna che più avanti dicono almeno 10%, da parte di un soggetto esterno al soggetto proponente. Quindi sono tre elementi chiave, quindi dobbiamo avere un 10% di soldi che arrivano da fuori, quindi non da noi, non dal soggetto proponente, 10% da un soggetto esterno e che ce lo deve dare come contributo liberale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi siete una cooperativa che ha una convenzione con il comune
per quello riceve i soldi dal comune, quello non può essere questa parte, perché non è un contributo liberale, quello è un esborso, un finanziamento, un contributo da parte di un comune per delle attività che svolgete. Siete un'associazione che riceve dei soldi da qualcuno, attenzione, vedrete, contributo liberale, ma non solo, poi vi dice che dovrà essere strettamente legato al progetto, ma ce lo dice da un'altra parte. Ma ci dice un'altra cosa interessante: il finanziamento deve risultare espressamente destinato al progetto. Cioè, non basta che voi abbiate qualcuno che vi dà questo 10%, ma deve dichiarare in modo, attraverso una specifica dichiarazione, che quei soldi sono dati espressamente per quel progetto. Allora, questo è un dato importante, anche perché poi vedremo, rispetto alle scadenze, in realtà i vostri progetti potrebbero essere anche già partiti. Basta che non siano conclusi, poi lo vedremo entro il primo di luglio. È ovvio che magari qualcuno dei soldi ve li ha dati, ma ve li ha già dati. Come fa a dire? Magari può dichiarare retroattivamente che ve li dà per quello, ma non sempre per un soggetto erogatore è possibile fare dichiarazioni a posteriori. Quindi, insomma, questo potrebbe comportare alcuni problemi. Altro elemento degli aspetti economici di questo bando. Allora, non è prevista una quota massima di progetto. Come facciamo? In realtà non vi dice se stiamo parlando di progetti grandi, piccoli, dimensioni, di che misura economica. In realtà qui ci aiuta tantissimo davvero a leggere tra le righe. Perché? Perché verso la fine, quando parlano di chi valuta, ci dicono per singoli interventi fino a 25.000 euro valuta il direttorio, che è un organo della Banca d'Italia, non so cosa corrisponde. Ma ci dice anche che per singoli interventi oltre 25.000 la competenza è riservata al Consiglio Superiore, che in realtà è il soggetto apicale della Banca d'Italia, di questa sezione della Banca d'Italia. Vedete, quindi qua abbiamo il fatto che ci dicono in realtà possiamo presentare una categoria di progetti fino a 25.000 euro. Quindi da 0 a 25, perché quando si parla di cifre così relative come 25.000 euro, vuol dire potete presentare i progetti fino a 25.000 euro o progetti anche più grandi. In realtà poi lo vedremo, in realtà i progetti più grandi oltre 25.000 sono soprattutto, dicevamo, progetti di ricerca e progetti a livello nazionale, non il piccolo progetto locale. Quindi ci dà già un'indicazione, stiamo parlando di progetti fino a 25.000 euro. Ma non basta. Qui c'è un'altra cosa molto interessante. Sempre, vedete, questo è nella valutazione. Non solo, ma troviamo un altro suggerimento interessante nella parte di come viene pubblicato, la diffusione del progetto. Quindi in due cose che non c'entrano niente con i vincoli economici, però troviamo indicazioni. Qua ci dicono, in questa sezione, viene pubblicato annualmente l'elenco dei soggetti in favore dei quali sono stati deliberati contributi di importo superiore a 1.000 euro. Cosa presuppone questo? Presuppone che io possa avere anche delle erogazioni più piccole di 1.000 euro. È possibile, lo prevede, perché dice vengono sopra i 1.000 euro, noi lo pubblichiamo, il resto no. Quindi ci dà davvero un'indicazione chiara. Questo bando e anche per piccole iniziative. È vero che in realtà voi potete chiedere e loro vi danno quello che vogliono, però attenzione, questo non è un bando per finanziare dei progetti da fare. Qui vi finanzia anche attività che voi avete già fatto, che state facendo, che state concludendo, che concluderete. Non vi chiedono la rendicontazione finale, per cui in realtà è un contributo liberale dalla parte della Banca d'Italia. Quindi in realtà io, vedrete, con una giornata di lavoro mi metto lì, preparo tutte le cose e le mando, forse un po' di più, insomma, per un po' per gli aspetti burocratici, però anche 2.000-3.000 euro, e ho conosciuto realtà che hanno ricevuto contributi di 2.000-3.000 euro da parte della Banca d'Italia. Ovviamente se non si prova è come la lotteria, se non si compra il biglietto non si vince. Torniamo ai nostri aspetti teorici. Vincoli temporali.
Allora, durata massima del progetto. Scusate un attimo. Ah, ok, durata massima del progetto. Normalmente si attesta su un anno, poi vedremo su questo bando non c'è un vincolo sulla durata massima, ci sono altri vincoli interessanti, però può essere interessante. Altro elemento che dovete controllare è se oltre la durata massima, quindi se si finanziano progetti di 2 o 3 anni, penso a alcuni bandi con i bambini, dove appunto si parla di progetti di durata triennale, quindi è ovvio che stiamo parlando di progetti di grosse dimensioni, fino a 1 milione di euro, triennale, con partenariati con almeno 5 partner, insomma, quindi cose corpose. E l'altra cosa interessante è appunto data di termine del progetto. È proprio una questione di casi particolari. In alcuni bandi, sono rari, però ci sono e quindi ponete attenzione, potreste avere una data assoluta, quindi non quanto deve durare, la durata è relativa alla data di avvio, ma in alcuni bandi c'è scritto, guardate, questo progetto dovrà comunque essere terminato entro e non oltre il. È ovvio che questa roba può essere, è ragionevole, va benissimo, ci possono essere diversi motivi per cui si fa questo. Attenzione a eventuali discrepanze tra la durata massima e la data di termine del progetto. Questo vale soprattutto per i progetti indiretti con l'Unione Europea, cioè i progetti che passano per le regioni o per gli stati membri, perché l'Italia e le regioni italiane sono sempre in ritardo. Quindi alle volte escono dei bandi in cui si dice il progetto può durare un anno, in realtà se guardate poi più avanti c'è scritto dovrà concludersi entro e non oltre il. Se fate i vostri calcoli del tempo, quanto presentate, quando vi dà la risposta, quando partite, in realtà un anno non ce l'avete. Quindi attenzione a casi particolari di questo tipo. Durata di eventuali fasi progettuali di solito sono per i bandi di idee, i bandi più grossi, però potrebbe essere interessante anche tener conto di questo aspetto nel discorso dei vincoli temporali. Proviamo a vedere lo svolgimento e la durata nel nostro esempio. Allora, in realtà non ci sono degli espliciti vincoli sulla durata, però ci dice due cose molto interessanti. I progetti non ancora avviati, quindi ci dice, voi vi potete presentare entro il 1° di luglio al 31 di agosto una roba che farete dopo il 31 di agosto. Mi chiedo re due requisiti in una fase di progettazione avanzata e definite sui aspetti rilevanti, poi vedrete quello che vi chiede è già un progetto esecutivo, quindi è vero che non è realizzato, ma è chiaramente pronto per essere realizzato, ma ci dice cosa che accade raramente nei bandi, quindi anche per questo che ve lo cito, perché è un po' particolare, quindi può essere anche di supporto alle attività che fate, per progetti già avviati. L'unico vincolo che pongono è che non sia già conclusa al 1° luglio, per la finestra 1° luglio, 31 d'agosto, per quella di gennaio è un'altra, però diciamo, voi potreste avere un progetto, ovviamente non che scade il 2 di luglio, però diciamo, avete una roba, un'attività che avete iniziato a dicembre, che finisce a gennaio, scusate, a gennaio e che finisce a dicembre di quest'anno, non ci sono vincoli temporali dell'anno solare, però diciamo, questo per fare un esempio pratico, potete presentare. Quindi magari avete anche una roba che è già iniziata, ma è ancora in corso, o potreste avere una cosa totalmente nuova. Vi ricordo però, come dicevamo prima, attenzione perché questo è in qualche modo un contributo liberale, quindi l'ente si lascia la libertà davvero di voi mi chiedete X e io poi vi do Y, quindi in qualche modo attenzione. E attenzione però non è che per questo sparate delle cifre più alte perché comunque c'è anche una valutazione di congruità dei costi, eccetera, eccetera. Deve essere una cosa vera e poi loro vi daranno delle risorse rispetto a questo. Torniamo alla nostra parte teorica, vincoli procedurali. Allora, scadenze e modalità di consegna, attenzione, è molto importante, non sapete quanti progetti non vengono neanche valutati nel merito perché arrivano consegnati in ritardo, non nella modalità corretta.
e in questo c'è attenzione, presenza di formulari, schemi, facsimili, quindi tutto ciò che è normalmente e in un buon bando viene scritto, sono parte integrante del bando, non vanno comunque modificati. Va risposto se appunto viene chiesto il CV, la presentazione delle risorse umane, rispettate quello che viene chiesto. Quindi tutti questi aspetti, vincoli procedurali sono molto importanti da guardare. Ovviamente se siete arrivati qua è perché leggendo i primi elementi del bando avete capito che il bando faceva per voi, però leggete anche a questo punto questi aspetti. E per quanto riguarda gli allegati, una piccola nota. Allora, sicuramente gli allegati obbligatori vanno messi, come dire, la palissiano sono obbligatori. Per quanto riguarda gli altri allegati, vi do un consiglio. Se è previsto la possibilità di allegare qualcosa, perché il formulario, il form online ve lo permette, potete anche farlo. Non contate troppo sul fatto che vengano letti. Ovviamente non quelli obbligatori, però quelli non obbligatori, per un motivo molto semplice. Valutare i progetti è un'attività molto lunga. Già un progetto normale ci vuole un'oretta a leggerlo, comprenderlo, valutarlo. Se mi devo leggere anche gli allegati, magari sono allegati non ridondanti, magari non sempre pertinenti o utili alla comprensione del progetto, in realtà ve lo dico da persona che ha fatto e che fa, anche se ormai sempre meno, ma insomma che ha fatto ampiamente in passato il valutatore di progetti, gli allegati non vengono letti o vengono sfogliati. Quindi non ci contate troppo, le informazioni importanti, quelle che volete che arrivino, non mettetele comunque negli allegati. Questo è un suggerimento, un'indicazione molto, molto chiara. Attenzione a eventuali procedure successive all'approvazione. Questo è un aspetto molto importante che sempre di più si sta verificando, ovvero molti bandi stanno semplificando le richieste burocratiche in fase di presentazione, giustamente per fortuna, perché faccio un esempio, richiedere i carichi pendenti del rappresentante legale o certificato antimafia in realtà richiede tempo, costi anche di domanda, di bolli, di carte, eccetera, perché mi devi chiedere questa cosa se non so neanche se mi finanzierai. Tant'è vero che alcuni progetti dicono: guardate che oggi vi chiedo questo, però in caso di approvazione del progetto vi chiederò questo, questo e quest'altro. Quindi leggetelo attentamente per capire se siete, come dire, se avete la possibilità poi di presentare tutte le cose richieste nel caso in cui il vostro progetto venga approvato. Proviamo a vedere il nostro esempio e quindi che cosa ci viene chiesto di inviare. Modulo presentazione richiesta, contributo liberale. Quindi è un file Word precompilato, ma in realtà lo vedrete andando sul sito, è molto semplice, tant'è vero che poi vi chiedono un progetto e un piano dettagliato dei costi in forma libera. Cioè, decidete voi che cosa metterlo e come metterlo. Vi chiedono un po' quali elementi ci vanno dentro, ma sostanzialmente è in forma libera. Questa è una cosa che ogni tanto capita nei bandi, a me non piace molto perché ovviamente, soprattutto poi per un'attività valutativa, la comparazione di cose scritte in modo diverso è molto più difficile. Però comunque in questo bando è previsto così e quindi dovete trovare una modalità per come dire, scrivere il vostro progetto e il vostro piano dei costi. Vedete la documentazione attestante la concessione del contributo, eventuali preventivi, deliberazioni, composizione e risalenza in carica degli organi sociali, questo per le scatole cinesi degli enti dentro gli enti, eccetera, eccetera. Quindi una serie di requisiti per la presentazione del vostro progetto. Ma attenzione perché poi c'è un'altra cosa importante da vedere, anche questo tra le righe, perché vedete, non, non,
Cioè, leggere un bando attentamente è una cosa delicata, perché vi potrebbe sfuggire questa cosa, come è capitato a qualcuno che... Perché vi dice, agli uffici della Banca d'Italia tramite PEC. Uno si ferma qui e dice, ok, lo mando alla PEC della Banca d'Italia. Allora, primo elemento, vi dice, dovete avere una PEC. In realtà tutti voi dovreste averla, tutti gli enti sono obbligati da anni ad avere la PEC, probabilmente qualcuno non l'ha ancora mai fatta. Probabilmente qualcuno l'ha fatta ma l'ha persa, anche perché in realtà non è molto utilizzata effettivamente in Italia. Ci sono ancora enti pubblici che ci dicono no, guarda, mi mandi il fax. Dici, come ne mando il fax? Ne mando la PEC? Eh no, ma poi non sappiamo leggere. Quindi alla fine magari l'avete fatta e avete perso le password, l'accesso, non l'avete rinnovata. Quindi, primo elemento vi dice dovete avere una PEC, quindi organizzatevi se volete presentare a capire se c'è, dov'è, se no a farla, in realtà ci vuole mezz'ora, quindi era una cosa semplicissima, ma poi ci dice un'altra cosa. Per le istanze, la lettera C, che è quella di cui avevamo detto che forse è quella che vi potrebbe riguardare, che abbiano un rilievo prettamente locale, ed è probabilmente la cosa che riguarda la maggior parte di voi, vanno mandati gli indirizzi di PEC delle filiali regionali. In realtà non vi dice pena l'esclusione, però è molto chiaro, lo so perché qualcuno me l'ha detto per esperienza, che in realtà l'avevano mandato un progetto locale direttamente alla Banca d'Italia, non è neanche stato preso in considerazione. Quindi vedete, è un piccolo dettaglio che potrebbe rovinare magari un mese di elaborazione, preparazione, cioè non un mese continuativo, ma insomma un tempo che avete dedicato, e vi perdete per appunto una stupidaggine come questa, una disattenzione nella presentazione. Anche perché non è messo così chiaro. Io vi ho fatto gli elenchi puntati per renderlo più chiaro e più visibile, ma non è scritto, è scritto in maniera discorsiva e quindi potrebbe davvero sfuggire. Proviamo a vedere, quindi questo riguarda un po' il bando. Proviamo a vedere alcune specifiche richieste dei formulari su cui un po' concentrarvi. Allora, la prima cosa che vi sottolineo, questo guardate è importante nel corso progettisti che con il CESVOT facciamo da più di 20 anni, quest'anno abbiamo fatto in una versione tutta online, che è proprio il corso impegnativo, sono 65 ore, dura più di 2 mesi. Nella parte finale ci soffermeremo molto su questa cosa. Il progetto in sintesi c'è in quasi tutti i formulari, è la parte più importante, è la parte che viene letta prima dal valutatore, è la parte che farà sì che il valutatore a colpo d'occhio molto velocemente dica ah, ok, ho capito, piuttosto che dica bene, ma questi cosa vogliono fare, perché lo vogliono fare? Cioè, il progetto in sintesi è un po' come la sintesi di una ricerca, l'ultima di copertina di un libro, cioè quella roba che io lo leggo e dico, ah, però che bello, mi piace, lo compro, mi piace, ho capito. Che cosa ci dobbiamo mettere nel progetto in sintesi? Nel progetto in sintesi dobbiamo mettere sostanzialmente questi tre elementi. Da dove parto? Cioè il problema. Perché voglio portare un certo cambiamento, perché voglio appunto fare qualcosa. Se faccio un progetto, faccio qualcosa perché lo faccio perché penso che ci sia un problema. Ecco, la descrizione in sintesi, ovviamente. Quindi, ovviamente non c'è un algoritmo matematico che ci dice quante righe, ma è ovvio che anche in 20 righe, 10 righe, una pagina di Word si fa una sintesi. È ovvio che se sto parlando di un progetto da 1 milione di euro, probabilmente anche il progetto in sintesi sarà più ampio. Però attenzione, non vi allungate troppo. Il progetto in sintesi è in sintesi. La quarta di copertina di un libro sono 10 righe, magari di un libro di 200 pagine. Quindi la sintesi è la sintesi. Vuol dire, uno, qual è il problema? Due, dove vado? Qual è il cambiamento? Qual è il mio obiettivo generale? Tre, come ci vado, cioè attraverso quali azioni, in che modo, con quale modalità. Questi tre elementi ci devono essere. Deve essere scritto dopo aver completato il progetto, attenzione, non fatelo, questo è un errore che tantissimi fanno, siccome è uno dei primi form, lo compilano subito. No, dovete farlo alla fine, voi non sapete quante volte mi è capitato di vedere, di leggere un progetto in sintesi, poi leggendo il progetto nel dettaglio,
vedere che mancava una corrispondenza. C'erano delle cose che non c'erano da una parte e viceversa. Quindi dovete farlo, completato il progetto, alla fine ma non all'ultimo. Cosa vuol dire? Dovete dedicargli tempo, attenzione, magari fatelo scrivere a chi ha il dono della sintesi e che ovviamente conosca perfettamente il progetto. Quindi deve essere una roba fatta con molta attenzione. Altro elemento che vi potete trovare, e anche se non vi trovate è importante sottolineare, sono gli aspetti della rete, della partnership. A parte che ormai quasi tutti i bandi ve lo chiedono di mettere partner di progetto, alle volte sono obbligatori, alle volte sono non obbligatori, ma vi danno dei punteggi in più. È importante far capire davvero il valore di una rete, di un partenariato. Io di solito dico che la domanda che vi dovete fare è la seguente: se questo partner non ci fosse, il progetto sarebbe lo stesso? Se la vostra risposta è sì, vuol dire che quello non è un partner, è, vuol dire, una comparsa, è un qualcosa di cui potreste fare a meno. Il vero partner è quello che dà un contributo reale, fattivo, importante al progetto. Non necessariamente, poi dipende dai bandi, con coinvolgimento economico, come cofinanziamento, anche come partner, esistono bandi in cui partner possono essere percettori, ma diciamo che gli aspetti della rete della partnership vanno scritti anche questi con molta attenzione. Ulteriore elemento che sicuramente vi trovate e che è molto critico nei formulari è il tema della sostenibilità. Dico molto critico perché non è facile. Perché viene chiesta la sostenibilità? Molto spesso l'ente finanziatore dice: va bene, io ti do 1.000, 2.000, 100.000, 1.000.000 di euro per fare questa cosa, ma una volta che non c'è più il mio contributo, questo cambiamento come va avanti, come può proseguire nel tempo? Ovviamente la sostenibilità non è esclusivamente economica. Faccio un esempio: io potrei avere un progetto che mi finanzia l'acquisto di una fantastica cucina da campo, delle strutture per fare attività di protezione civile, io poi le mie attività di protezione civile le farò con i miei volontari, e quindi questo mi permette, che ne so, di fare in caso di emergenza i pasti per le persone che non hanno da mangiare in quel momento. Quindi in realtà la sostenibilità è data ad esempio dall'impegno volontario. La sostenibilità potrebbe essere data invece da un coinvolgimento economico futuro di qualche altro soggetto. Attenzione, è molto delicato. L'esempio più, come dire, più divertente che mi è capitato di incontrare nella lettura dei progetti è in un progetto dove c'era scritto: questo progetto è sostenibile perché esiste la Divina Provvidenza. Per carità, posso credere perfettamente alla Divina Provvidenza, però nella Divina Provvidenza, ma in realtà non è né certa né dimostrabile, e soprattutto non può essere qualcosa che io vado a dichiarare come reale e fattiva sostenibilità del progetto. Quindi attenzione a questo aspetto. L'innovazione, ormai tutti chiedono anche a sproposito, attenzione anche qua, alle volte i bandi sono scritti male, quindi vi chiedono l'innovazione per fare delle attività che innovative di per sé non sono, quindi in realtà vi dovete un po' arrampicare sui vetri. In alcuni casi invece alcuni bandi sono chiaramente, espressamente, volutamente dei bandi per finanziare idee e progetti innovativi. E quindi in questo senso ovviamente dovete domandarvi se la vostra idea è innovativa. L'idea può essere innovativa per il contenuto, per il metodo, ma anche per la collocazione, anche perché realisticamente di cose innovative se ne possono fare, ma non è che, cioè, davvero ormai è già stato fatto tanto, penso in ambito sociale, assistenziale, educativo. Però io potrei dire: ok, questa cosa non è innovativa in Italia, ma è innovativa in questo territorio particolare dove non c'è nulla di questo tipo. Quindi l'innovatività può essere anche legata alla collocazione di un luogo degli interventi. Spesso ci viene chiesta la promozione e la diffusione finale, questo è, come dire,
giustamente, anche perché un ente erogatore che dà dei soldi vuole anche in qualche modo che il suo nome vada in giro, e quindi l'attività di promozione e diffusione finale è anche correlata a una pubblicità per l'ente erogatore. Alcuni piccoli dettagli nella scrittura di un progetto, è un consiglio proprio dalla parte di chi ha letto e ogni tanto ancora deve leggere i progetti. Non usate il maiuscolo quando scrivete i progetti. Al massimo un titolo, al massimo due righe, ma neanche. Il titolo è già tanto. Questo perché il maiuscolo purtroppo è difficile da leggere. A parte un caso, proprio recentemente, per esempio, sto bando, mi è stato detto attenzione perché per, non mi ricordo per quale tipo di forma, comunque legata appunto a un problema di vista, in realtà è espressamente consigliato l'utilizzo del maiuscolo. Ecco, però fatto salvo quel rarissimo caso, per il resto usare il maiuscolo confonde il lettore. Se volete divertirvi, fate una prova, prendete una pagina di Word scritta normale, leggetela, cronometratevi, prendete un'altra pagina di Word scritta tutto in maiuscolo, fate, seleziona tutto, converte in maiuscolo, provate a leggere, vedrete che ci metterete di più. Perché? Perché il nostro occhio, la nostra occhio-mente è abituato a leggere i puntini, l'alto e il basso, mentre il maiuscolo è tutto assolutamente uguale e quindi ovviamente si fa più fatica a leggere. Immaginatevi di leggere 20 pagine tutto in maiuscolo, il valutatore si inferocisce e il vostro progetto non passerà mai. Ricordatevi la coerenza tra obiettivo, azioni, budget. Questo è proprio un aspetto importante che dovete di cui tener conto nella scrittura, nella risposta ai bandi, nella scrittura dei vostri progetti. Sostanzialmente coerenza, a me piace anche la parola armonia, cioè quando io leggo il progetto non ci devono essere delle stonature. La mia azione deve essere coerente, deve essere in armonia con l'obiettivo. Non è che io ho un progetto in cui vado da una parte, il mio obiettivo, e per andarci ci vado con azioni che non sono coerenti. Non perché le azioni siano coerenti di per sé, ma perché non sono coerenti con quell'obiettivo. Idem la dimensione del budget. Queste tre cose devono essere armoniche. Coerenza nella dimensione del progetto, ore degli operatori, numero dei destinatari, ambito territoriale, cioè sono degli elementi. Anche qua non ci sono degli algoritmi matematici, non c'è una regola, a meno che non sia espressamente prevista dal budget, non ci possono essere meno di certi numeri di destinatari coinvolti, però al di là di quello, anche qua un altro elemento di coerenza, cioè io devo avere un progetto dove c'è una coerenza tra quante persone sono destinatarie del progetto e quanti operatori sono coinvolti. Ovviamente dipende dal tipo di progetto, però non è solo il numero, ma anche la spiegazione. Cioè, recentemente in un progetto mi è capitato di incontrare un progetto in cui i destinatari erano 5 persone e c'era una quantità di ore degli operatori e un costo, stavamo parlando di quasi 200.000 euro di costo degli operatori, che per carità di Dio non è di per sé sbagliato, non era spiegato da nessuna parte in modo chiaro queste tot ore, quindi questo costo degli operatori, come fosse correlato a 5 persone. Per carità, se io faccio un certo tipo di lavoro per una certa attività in un certo modo, ci può anche stare, però tu che scrivi il progetto lo devi spiegare, devi farlo capire in modo chiaro al valutatore, altrimenti il valutatore dice vabbè, ok, questi vogliono mettere dei costi generali e li caricano sul progetto. Quasi infine, mettiamoci nei panni di chi valuterà, cioè quando scrivete il vostro progetto dovete anche fare questa breve operazione che è quella di vedere il vostro progetto dall'altra parte. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che non dovete dare nulla per scontato, dovete dimostrare le cose che a voi, a noi che stiamo scrivendo il progetto, sembrano evidenti. Perché?
perché magari noi ci occupiamo di quella cosa da tantissimo tempo, magari abbiamo lavorato sul progetto per un mese, quindi abbiamo chiaro, ci abbiamo visto i dettagli, l'abbiamo analizzato, scomposto, ricomposto, e poi quando lo scriviamo in realtà ci perdiamo e diamo per scontato tutta una serie di cose evidenti. E attenzione a questo aspetto che appunto è molto delicato, perché quando noi scriviamo in realtà diamo, la nostra mente, insomma, dà per scontato. Vi faccio un esempio che non c'entra con i progetti, ma che tutti voi avete in mente. Sia che qualcuno vi chiede indicazioni stradali o voi chiedete e ricevete le indicazioni stradali. Quando voi date indicazioni stradali, in realtà, se ci fate caso, quando le dite, in realtà voi avete in mente, vedete quello che state dicendo. Perché? Perché conoscete il posto. Quando vi dite, se guardi, vada lì, faccia 100 metri, giri a destra, vedrà un semaforo, in realtà voi, mentre lo dite, state vedendo questa cosa. Ecco, mettetevi dalla parte di chi legge, non ha queste informazioni visive, non ha questa rappresentazione. Quello che ascolta, quindi mettetevi nei panni di quello che, quando siete voi che avete chiesto delle indicazioni, alla fine di casa dice, ma io non ho capito che cosa mi ha detto. Perché? Perché ovviamente, perché a voi mancano tutta una serie di informazioni che invece l'emittente ha. E questo è un evidente limite nella trasmissione dei contenuti che nei progetti si vede. Proprio perché appunto noi quando scriviamo, come esattamente nell'esempio di prima, quando scriviamo diamo per scontato che quella cosa sia ovvia. Perché? Perché noi la vediamo tutti i giorni, noi la facciamo tutti i giorni. Quindi questo è un aspetto molto importante, molto delicato. E rispetto nei panni di Michele Ruotarà, tenete anche conto dei criteri di valutazione espliciti. E qui apro un capitolo, un capitoletto, scusate, che è veramente delicato. Se in un bando non ci sono criteri di valutazione espliciti, fate scattare un campanello d'allarme. Cosa vuol dire? Allora, potrebbe essere ipotesi A, un bando scritto da un soggetto non molto abile, non molto capace nello scrivere i bandi, non si è preoccupato di scrivere in maniera chiara, o probabilmente non ha neanche in maniera molto chiara in che modo valuterà i vostri progetti, e quindi, come dire, vi trovate di fronte a un interrogatore un po' boh, come farà a valutare i nostri progetti? Dall'altra, ipotesi B, e che è, come dire, invece la versione malevola di questa omissione, è: non hanno scritto i criteri di valutazione espliciti, non hanno esplicitato, scusate, i criteri di valutazione, perché in realtà vogliono dare i soldi a chi gli pare o hanno già deciso a chi darli. Perché? Perché ovviamente se io esprimo i criteri di valutazione, devo poi in qualche modo rispettarle, e quindi ovviamente mi sto vincolando. Se non li scrivo, in realtà nessuno mi può contestare, perché non era detto in che modo avrei. Quindi io di solito do un consiglio: non ci sono i criteri di valutazione scritti? State alla larga da quel bando. Se proprio volete provare, fatelo, però, come dire, l'esperienza mi dice che questa cosa è problematica. Ormai stanno, come dire, diminuendo molto i bandi in cui non viene dichiarato in che modo verranno valutati. Però capita ancora di trovarli. Vediamo l'esempio, ritorniamo velocemente come con l'ultima slide, con la penultima slide, scusate, al nostro esempio. I criteri di valutazione. Qui ci dice natura progettuale dell'iniziativa per cui si richiede il contributo, quindi no richieste generiche, no richieste solo al funzionamento, affidabilità dell'ente richiedente, quindi è ovvio che è un'affidabilità operativa, tant'è vero che vi viene chiesto di dichiarare chi siete, cosa fate, qual è la vostra esperienza, quindi dovete scriverlo bene perché è un elemento di valutazione. Quindi leggere i criteri di valutazione vi aiuta anche a capire quali sono poi le cose importanti da scrivere.
economica. Banalmente vi chiedono i bilanci, gli ultimi 2 anni, i bilanci degli ultimi 2 anni. Come dire, se voi vi chiedete 100.000 euro e i vostri bilanci sono da 2.000 euro all'anno negli ultimi 2 anni, beh, insomma, l'affidabilità del richiedente rispetto a quella richiesta è ovviamente messa in discussione. I requisiti di onerabilità e eticità di coloro che ricoprono cariche negli enti richiedenti, questa è un'autocertificazione, vabbè, come dire, siamo in Italia, uno deve dichiarare che è onorabile e va bene. E interessante il carattere rilevante o innovativo, che in realtà rilevante non vuol dire nulla. Chi lo decide che cosa è rilevante? Mentre innovativo, ovviamente ci sono anche dei criteri per valutare l'innovatività dell'iniziativa, ovviamente quindi progetti che presentino elementi di innovazione. Quindi vedete in qualche modo qualcosa che abbia un valore aggiunto rispetto al passato, alle cose che fate abitualmente. Ma in conclusione, poi lasciamo lo spazio a dubbi, domande, perplessità. Ah, scusate, al raggiungimento degli obiettivi, in realtà vi chiedono di quantificare i risultati conseguiti, di dichiarare in che modo voi andrete a valutare quello che fate. Dicevo, infine, prima delle domande, un ultimo consiglio. Quindi, il primo è fate leggere il progetto ad altri prima di consegnarlo. Avete un cugino meccanico, avete un cugino ingegnere nucleare, cioè avete qualcuno che si occupa di tutt'altro rispetto al tema del progetto, benissimo, fateglielo leggere, ascoltate le domande che gli pone e correggete quando vi viene detto non capisco cosa avete scritto. Perché? Perché è vero, non è un esperto del settore, si occupa di altro, ma il fatto che lui non l'abbia capito potrebbe presupporre che anche il valutatore non lo capisca, perché non necessariamente il valutatore si occupa di tutto nel mondo, di tutte le cose possibili e immaginabili. Pensate, ad esempio, alla Banca d'Italia, no, ha dei macro contenitori, ma veramente macro. Io ho fatto il valutatore in progetti a livello nazionale, il cui vincolo era la natura giuridica, ma non il contenuto. Quindi ho letto progetti su malattie rarissime, progetti su combattere il randagismo nelle periferie urbane, come insegnare alle aquile a farsi il nido o come supportare gli anziani indigenti. Cioè è ovvio che si spazia in 3.000 cose, uno non può essere esperto di tutto. Siete voi che dovete far capire questa cosa e il lettore esterno può essere un'ottima cartina al tornasole. Ultima raccomandazione, ovviamente la scadenza. Siamo partiti alla scadenza, chiudiamo con la scadenza. Gli errori dovuti alla fretta dell'ultimo momento, al blocco automatico del sistema, perché il sistema vi blocca, all'ora X inderogabilmente o l'arrivo o la spedizione o quello che è il vincolo posto. Voi non sapete quanti errori sono dovuti alla fretta dell'ultimo momento. Ancora oggi, soprattutto con i bandi online, la gente gli ultimi 10 minuti si affaccia e incomincia: ah, devo compilare, ah, manca questo, carica il documento. Ovviamente documenti pesantissimi perché non è stato fatto la riduzione del file PDF, non fa in tempo a caricarli, la macchina si blocca e voi non avete mandato il progetto. E quindi chiudiamo con un must. Scrivetevi in agenda che scade 2 giorni prima. Questo lo dico perché siamo tutti italiani e purtroppo abbiamo questo maledetto vizio di fare le cose all'ultimo minuto e non c'è verso. Io seguo oramai da più di 10 anni lato finanziatori e non lato scrittori, ma insomma qui dall'altra parte e potete mettere durate di 2 mesi per la presentazione di progetti, potete mettere una settimana, la gente mediamente arriva tutta l'ultimo giorno con tutti i problemi correlati. Quindi un piccolo trucco: nella vostra agenda mettete una data 2 giorni antecedenti. E con questa piccola così annotazione, io direi che la nostra parte, diciamo, di presentazione